Ieri sera si è svolto il quarto incontro del corso di formazione diocesana. Tema dell'incontro, la Chiesa nel Magistero del Concilio Vaticano II, trattato dal relatore Don Elio Castellucci. La Chiesa, prima di tutto, per il Concilio Vaticano II, non è solo ciò che si vede dall'esterno, cioè un gruppo di persone o un'istituzione, ma è prima di tutto mistero. Mistero vuol dire che ha le radici profonde, ha le radici in Dio, nella Trinità. E poi è fatta da tutti i cristiani, perché di solito quando si dice la Chiesa afferma, la Chiesa prende posizione, si intendono i vescovi, il Papa. Certo, i vescovi e il Papa sono i pastori nella Chiesa, ma la Chiesa per il Concilio Vaticano II è il popolo di Dio fatto da tutti i battezzati, quindi nessuno è spettatore nella Chiesa, tutti devono dare il loro contributo. Questo mi sembra il messaggio fondamentale del Concilio. Poi accanto a questo e sulla base di questo c'è il grande discorso del dialogo, la Chiesa che non si arrocca, non si chiude, ma si mette in dialogo con gli uomini non credenti, con i credenti delle altre religioni, con gli altri cristiani, e infatti il Concilio Vaticano II ha aperto tutti questi ponti di dialogo, quindi una Chiesa non in difesa ma che vuole testimoniare con gioia la presenza del Signore. Don Andrea, la scorsa settimana sono stati distribuiti dei questionari e oggi vengono ritirati. Di cosa si tratta? Si tratta di questionari in cui stiamo chiedendo alle persone che frequentano il corso alcune preferenze circa temi di approfondimento teologico che vogliamo proporre a partire dai prossimi mesi con la riorganizzazione della scuola di formazione diocesana di teologia, che prenderà il via con dei corsi triennali di teologia fondamentale, di materie della teologia, ma che vuole essere anche un'occasione per parlare di tematiche più vicine anche all'interesse della gente. E allora, al di là di chi sarà interessato a frequentare questi corsi sistematici, chiedevamo suggerimenti per temi da trattare, argomenti da trattare anche in incontri magari di una giornata sola, come può essere una conferenza, può essere la presentazione magari di una nuova pubblicazione, che possono interessare la gente. Abbiamo chiesto alla gente di interessarsi, di dire un qualche cosa a cui loro parteciperebbero volentieri, in modo da poter raccogliere qualche indicazione più precisa per le proposte che faremo nei prossimi mesi.